Ok, certo. Radio Radicale, siamo in collegamento con Stefano Fassina. Allora, il Consiglio di Stato ha messo la sua lista, è soddisfatto rispetto a tutte le cose che abbiamo sentito in questi giorni, le maldicenze, insomma, una vittoria del diritto. una vittoria della giustizia sostanziale, sono molto sollevato, avvertivo un fortissimo peso, responsabilità nei confronti di tutte le persone che in questi mesi hanno creduto in noi, ci hanno dato fiducia e da domani possiamo tutti insieme tornare a sperare. Ecco, rispetto alle maldicenze che sono state dette nei confronti di quello che era successo, che cosa vuole dire? No, dico che giriamo pagina perché abbiamo una responsabilità troppo grande rispetto ai cittadini romani e da domani mattina con ancora più determinazione continuiamo la nostra campagna elettorale. Senta, ci credeva o aveva perso ogni speranza? No, la speranza c'era ancora, ma certo che avevamo grandi preoccupazioni, vista la sentenza del TAR, però eravamo anche convinti delle nostre ragioni. La sostanza delle liste era corretta e il Consiglio di Stato l'ha riconosciuto. Un'ultima valutazione su quello che è successo oggi sul governo, su Alfano e sulla data del voto. È stato giusto lasciare solo la domenica? La sua valutazione? Ma non si cambiano le regole in corsa, sarebbe stato strumentale, il governo aveva avuto avvertimenti sulla difficoltà di una data come il 5 giugno, però a 3 settimane dal voto cambiare la data delle elezioni sarebbe stata davvero una forzatura. Bene, la ringrazio, grazie della sua disponibilità nei confronti di Radio Radicale, ringraziamo Stefano Fassina, in bocca al lupo. Grazie a lei.